Bene, allora, con il Grande Inquisitore, con la leggenda del Grande Inquisitore, abbiamo visto, vedi link qui sotto nella descrizione, l'argomento del silenzio di Dio. Il cardinale Grande Inquisitore che incontra Gesù Cristo e per tutto il loro colloquio Gesù Cristo non gli risponde, resta in silenzio. Il silenzio di Dio, argomento classico della teologia e anche della filosofia, e anche della filosofia si può declinare anche in un altro modo, cioè come la morte di Dio, la morte di Dio. Tu hai di fronte Dio, gli parli e lui non ti risponde, oppure è silenzio, oppure Dio è morto, cioè Dio c'era e ora non c'è più, oppure la morte di Dio o silenzio di Dio si può declinare appunto come Dio non esiste. Quindi tu parli a qualcosa che non esiste o a qualcuno che non esiste. Grande argomento, grande argomento. Bene, e come potremo parlare oggi della morte di Dio? Abbiamo detto la scorsa volta con due riferimenti. Il primo, naturalmente, che poi ne parlerò col secondo, ma è il primo, è Friedrich Nietzsche, La Gaia Scienza, La Gaia Scienza. Mi raccomando, non diciamo Nietzsche, diciamo Nietzsche in tedesco, Nietzsche con la E piena. Nietzsche. La Gaia Scienza e, come abbiamo detto sempre la scorsa volta, facendo riferimento questa volta a un classico del cinema, della cinematografia, un grande classico che è il film di Ingmar Bergman, sappiamo regista svedese, un film del 1957, Il Settimo Sigillo. Questo, Il Settimo Sigillo, questa è la locandina svedese, vedete qui. Che in svedese si pronuncia De Hundeinseglet, De Hundeinseglet. Ma intanto vi chiediamo per favore di iscrivervi al canale di Sintesi Dialettica, che è il nuovissimo canale della rivista online di cultura www.sintesidialettica.it. Bene, partiamo dal film. Allora, il film, la vicenda si sviluppa nel 300, nel 300. Siamo in pieno basso medioevo, siamo in Svezia, siamo in Scandinavia, XIV secolo, e l'Europa è sconvolta dalla peste. C'è una pandemia anche lì, c'è una pandemia di peste, la grande peste. E il fanatismo dilaga, la gente è terrorizzata e il fanatismo prevale. In quel momento Antonius Bloch, interpretato da Max von Sydow magnificamente, il protagonista, Antonius Bloch è un cavaliere di ritorno dalle crociate. Questo cavaliere, adesso vediamo se ha una foto, eccola qui, e tra l'altro appare per tutto il film, questo è il giovane Max von Sydow, appare per tutto il film con il viso sagomato dalle ombre. Ricorda molto quelle antiche figure nordiche intagliate nel legno, a evocare una sorta di passato classico, cioè senza tempo, o l'astrazione di un concetto in qualche modo. E questo veramente è un grandissimo merito, tra i tanti meriti che ha, del regista e del suo direttore della fotografia, diciamo, ecco. Bene, allora, il film inizia così. Antonio Sbloch si trova in riva al mare, si sveglia e incontra niente meno che la morte in persona. Eccola qua, questa è la morte, che tende il suo mantello per avvolgerlo. È giunta la tua ora, devi morire, ti sto per avvolgere. Bloch la guarda e le dice, arrestati, fermati. Le leggende dicono che tu giochi a scacchi, lo dicono gli affreschi, i quadri, le pitture, ciò che di più classico ci possa essere. Le leggende e i racconti, le leggende dicono che appunto tu giochi a scacchi. Ti sfido agli scacchi e se ti vincerò agli scacchi forse avrò salvato la vita. E la morte accetta. Quindi, prima di prendere Bloch, la morte accetta la sfida che gli lancia quest'uomo e non lo uccide. E cominciano, i due cominciano una famosissima partita a scacchi. Eccola qua. Eccola qua. Ora la finisco con le foto, però sono significative. Questa è un'altra
è un'altra scena in un altro luogo, perché per tutto il film va avanti questa partita a scacchi ogni tanto. Block vuole scoprire se, vincendo la morte agli scacchi, avrà salva la vita. Come dire, cerca di sottrarsi all'inevitabile destino che abbiamo tutti di arrivare incontro alla morte. Perché si chiama il settimo sigillo? Si chiama il settimo sigillo perché nell'Apocalisse di San Giovanni il settimo sigillo è infranto dall'agnello di Dio. Dall'agnello di Dio, rendendo possibile la lettura del libro della vita. Bene, allora, proprio cercando di leggere la sua vita, Antonius Bloch, pensando di vincere la morte agli scacchi, è alla ricerca del senso della sua vita. Sappiamo che per larga parte della filosofia, anche, la morte è un fatto, è un evento che da solo dà senso a tutta la vita. Noi, sapendo che moriremo, possiamo imprimere, oppure possiamo avere la consapevolezza di avere un senso in questa vita. Partendo dall'idea della morte, perché sappiamo che siamo mortali. I greci, gli uomini, li chiamavano i mortali. Sapendo che moriremo e che il nostro tempo, purtroppo o per fortuna, è limitato, possiamo dare a tutto ciò che c'è prima di questo ritorno al nulla o a chissà che cos'altro, un senso. Bene, Bloch vuole scoprire il senso della sua esistenza e per questo chiede alla morte una dilazione, un rinvio. Il tempo che guadagnerà facendo tesoro di questo rinvio, Bloch lo impiegherà per compiere un'azione utile. Per compiere un'azione utile, dopo una vita, lui dice un vuoto senza ragione, dopo una vita fatta di stupidaggini. Ma lo dice questo senza amarezza, perché lui stesso ammette: succede a tutti questo. Tutti quanti, in punto di morte, scopriamo che abbiamo fatto una marea di stupidaggini. O cose, come dire, senza rilevanza, senza importanza. Quindi io voglio spendere, se ti vinco agli scacchi, morte, voglio scoprire se potrò realizzare qualcosa di veramente utile, veramente importante e morire tranquillo, poche parole. Ma che cosa si nasconde all'inizio e poi dopo si chiarisce chiaramente? Il fatto che il senso della tua esistenza, Bloch lo vuole scoprire scoprendo nel suo confronto con la morte la certezza della presenza di Dio. Ma Dio c'è o no? Ci siamo inventati questa favola oppure c'è? E poi se c'è, com'è? Chi è? Lui vuole la certezza fisica dell'esistenza di Dio. E questa è una domanda che genera altre domande, è una domanda che apre una ricerca infinita, ma non solo nelle questioni religiose o spirituali. È una domanda che interpella l'argomentazione artistica, l'elaborazione artistica, l'argomentazione scientifica, la riflessione sull'esistenza, la letteratura, la grande letteratura. Stesso Dostoevsky è, come dire, uno dei pilastri di questa. La sua produzione fuoriesce anche da questa domanda. Bene, ma vorrei, io mi sono trascritto molte parti del film e Bloch afferma in qualche modo che se io non ho la certezza fisica, la certezza provata dell'esistenza di Dio, è così tale da squarciarne il silenzio, la mia vita non avrà senso. La fede, dice Bloch, è una pena così dolorosa, è una pena così dolorosa. È come amare qualcuno che è lì fuori al buio e che non si mostra per quanto lo si invochi. Io ti chiamo Dio, ma tu non rispondi mai. E si rivolge a Dio. Dio, tu che in qualche luogo esisti, che devi certamente esistere. Cioè, Bloch è terrorizzato dall'inesistenza di Dio, ha bisogno di Dio. E poi si vedrà nel film, nel corso del film ci sarà una ragazza condannata per eresia,
ecco, condannata al rogo. E lui si fa avanti a lei e le chiede, siccome lei, come dire, traviata, condizionata in modo nefasto dai suoi carcerieri, ammette, pur non essendo la verità, di essere stata preda del demonio, e quindi, come dire, dice, è giusto che io venga condannata al rogo. Addirittura Bloch si fa avanti a lei per dire tu hai incontrato il demonio, come dire, anche l'esistenza del demonio è come se fosse una prova, è una prova dell'esistenza di Dio. E dice voglio incontrare il demonio, voglio parlargli di Dio, voglio chiedere a lui di Dio. Lui sicuramente ne sa più di ogni altro. E mentre lei brucia, lo scudiero del cavaliere Jones, che è una figura interessantissima in tutto il film, perché tutto il film si gioca così. Tra Bloch, che è terrorizzato dall'inesistenza di Dio, ma ha bisogno di conoscere se c'è o non c'è, si fa questa domanda ed è tormentato per tutto il film, e dall'altra parte c'è un altro tormento, del suo scudiero. Eccolo qua, il cavaliere Jones, e lui non crede più a niente, e quindi pensa che al di là della morte ci sia il nulla, ci sia il nulla. E infatti, vedendo quella ragazza bruciare, lo scudiero Jones dice al cavaliere lì presente, il nulla la sommerge e veglia su di lei. Il nostro terrore è uguale al suo. Nessuno, ed egli intende nessun Dio, non c'è nessun Dio, veglia su di lei. È avvolta dal buio delle tenebre, dal buio e dal vuoto del nulla. Si muore per niente. Quindi non si muore, si crepa. Chi ha ragione? Chi dice la verità? Chi crede o chi non crede? Grande problema. Immenso problema. Ora, tra l'altro, questo film è stato commentato dal compianto filosofo, con il quale ho avuto veramente l'onore, lo dico senza retorica, di lavorare, Emanuele Severino. Emanuele Severino morto in tempi recenti. Severino sostenne che questo film è un segno evidente della cultura del nostro tempo, che egli, che Severino, indica appunto come il tempo del silenzio o della morte di Dio. Io mi sono trascritto quello che lui ha detto e vale la pena veramente di leggerlo. E dice Severino, se non si capisce dove stiamo, da dove veniamo dal punto di vista culturale, non si può capire il senso dei film di Bergman. Dei film perché, per esempio, c'è nel Posto delle Fragole c'è una prospettiva opposta al Settimo Sigillo, ma adesso sorvoliamo. Diciamo allora, se non si capisce da dove veniamo dal punto di vista culturale, non si può capire il senso del Settimo Sigillo. Si può dire, usando un'espressione di Nietzsche, che appunto tra poco vedremo, che il nostro è il tempo della morte di Dio o del silenzio di Dio. E Bergman si iscrive in questa prospettiva. E si scrive come può scriversi un artista, perché la morte di Dio è un processo inevitabile, secondo Severino, che non consiste semplicemente nel fatto che la gente non creda più in Dio, ma consiste nella capacità dell'essenza della filosofia contemporanea di distruggere il passato dell'Occidente, e cioè quel passato dove l'angoscia dell'esistenza, cioè la paura dell'esistenza, angoscia è la paura dell'esistenza, la paura del dolore, la paura della morte, le paure e le angosce che ne derivano. L'angoscia dell'esistenza è superata con l'evocazione di un rimedio, che è appunto il Dio, ma non evocato all'interno di un sapere mitico, ma il Dio evocato all'interno di quella forma di sapere che i greci per primi hanno portato alla luce e che hanno chiamato episteme. Episteme, ora spiego tutto, La radice sta. Episteme, la radice sta dentro la parola episteme, che è una parola appunto greca, indica un sapere stabile che non può essere smentito. Cioè l'uomo ha paura, è terrorizzato dall'esistenza, dal dolore e dalla morte, quindi supera il mito, la mitologia, per arrivare a approdare con la speranza o la velleità di approdare a un sapere stabile che gli dia sicurezza, che gli dia sicurezza. Ecco com'è nata la filosofia, per esempio. La filosofia è nata dall'angoscia, dal terrore. Io ho bisogno di un sapere stabile,
di un sapere chiaro, preciso, sul quale fare leva per difendermi dall'angoscia e dal terrore. Questa è l'origine della filosofia e della scienza. Comunque, questo è il punto di quello che dice Severino. Il punto è appunto che noi, per la nostra storia culturale, riferiamo le cose che esistono alle cose che vediamo, perché sono sperimentabili, perché possono essere oggetto di elaborazione da parte di quel sapere stabile lì. Se io una cosa non la vedo, come faccio a manovrarla, a sperimentarla, a osservarla, ad avere un'idea chiara? Continua Severino, nel settimo sigillo uno dei tratti rilevanti del discorso del Cavaliere è l'esigenza di arrivare a Dio, ma non solo attraverso la fede, ma attraverso la conoscenza, quel sapere stabile, l'episteme. E lui dice toccare Dio, voglio toccare, adesso vedremo perché, voglio toccare Dio. Come in qualche modo toccare vuol dire vedere, come lo vedevano le persone quando è arrivato Gesù nella piazza del Grande Inquisitore. Se prendiamo alla lettera il toccare, allora è impossibile toccare Dio, perché Dio non è un fatto che si possa toccare. Dio, così come inteso dalla tradizione occidentale, è una necessità. Quindi toccare è un di più. E la necessità non si tocca. Però Bergman allude a quella esigenza della cultura occidentale di arrivare a Dio attraverso un sapere incontestabile, quello che abbiamo detto prima, no? Che però è destinato, secondo Severino, al fallimento. Cioè, secondo Severino, la filosofia contemporanea, la cultura, il pensiero contemporaneo, arrivando al nichilismo, che abbiamo definito la scorsa volta, cioè che il fatto che non si creda più a niente di stabile, neanche al fatto che non si crede, disintegra qualunque possibilità di organizzare un rimedio contro l'angoscia. Cioè disintegra lo sviluppo culturale dell'Occidente, di credere in qualcosa. Credere in qualcosa significa anche credere che al sol dell'avvenire, alla libertà, alla democrazia, credere. Prima di sperimentare, io devo essere mosso dal credere in queste cose. E questo argomento naturalmente interpella la nostra attualità, perché abbiamo visto che per fortuna c'è la scienza, e quindi nella nostra attuale crisi, socio-sanitaria, nella pandemia da SARS-2, la scienza ha giocato, la gente aspetta risposte dalla scienza, ma la scienza non è un monolite, la scienza non ti dice la verità assoluta, la scienza si muove per esperimenti, quindi muovendosi con dati empirici ed essendo essa continuamente in movimento, non dà delle risposte definitive, ma dà le risposte possibili, le uniche risposte possibili in un contesto come questo. E allora, possiamo credere alla scienza o non credere alla scienza? Purtroppo molti non ci credono. Dobbiamo farlo in virtù della nostra cultura, ma senza pensare che la scienza abbia l'assoluta ultima parola, perché è la scienza stessa che non dice di avere l'assoluta ultima parola. Non è un sapere dogmatico quello scientifico. Sapere dogmatico e sapere scientifico sono due cose opposte. La scienza si muove per esperimenti ed è in continua ricerca, e guai se non fosse in continua ricerca. Comunque, per concludere ciò che diceva Severino, il settimo sigillo, secondo Severino, è assistere alla fine al fallimento di quella conoscenza incontrovertibile che noi per 2500 anni abbiamo organizzato per sfuggire al dolore e alla morte. Ma cosa dice? Qual è il dialogo centrale del film? Il dialogo centrale del film è tra il Cavaliere e la morte, anche se lui non sa che sta parlando con la morte, ed è in questo, vi faccio vedere il fotogramma, eccolo qua, lui è qui, il Cavaliere entra in una chiesa, vede un crocifisso e si accosta, vede dietro una grata, quella grata lì, un monaco, e si va ad accostare a lui.
quel monaco, mentre loro parlano, svela la sua identità e non è un monaco, è la morte stessa che è il suo bel cappuccio nero. Questo è il momento in cui il cavaliere esprime il punto centrale filosofico del film. È il momento in cui il cavaliere vuole cogliere Dio coi propri sensi, vuole vederlo, vuole toccarlo, sentirlo, averlo davanti, effettivamente davanti, non ipotizzarlo. E quindi avere la certezza fisica della sua esistenza e avere un senso, e quindi ricavarne un senso per la sua vita. Io mi sono trascritto tutto quel dialogo che è così. Il cavaliere Bloch dice, dialogo tra Bloch e la morte. Bloch, vorrei confessarmi ma non ne sono capace, perché il mio cuore è vuoto. Ed è vuoto come uno specchio che sono costretto a fissare. Mi ci vedo riflesso e provo soltanto disgusto e paura. Vi leggo indifferenza verso il prossimo, verso tutti i miei irriconoscibili simili. Vi scorgo immagini di incubo nate dai miei sogni e dalle mie fantasie. È la morte. Non credi che sarebbe meglio morire? È Bloch. È vero? È la morte. Perché non smetti di lottare? Bloch. È l'ignoto che mi atterrisce. L'ignoto, l'aldilà. È l'ignoto che mi atterrisce. È la morte. Il terrore è figlio del buio. È Bloch. Che sia impossibile sapere. Ma perché? Perché non è possibile cogliere Dio coi propri sensi? Per quale ragione si nasconde tra mille e mille promesse e preghiere sussurrate, incomprensibili miracoli? Ricordiamoci il miracolo del grande inquisitore. Perché io dovrei avere fede? Perché io dovrei avere fede nella fede degli altri? Vedo gli altri che hanno fede, quindi io li seguo e ho fede. Oppure cioè, il sacerdote ti dice che di aver fede. E cosa sarà di coloro i quali non sono capaci né vogliono avere fede? Che cosa succederà allora, quando moriranno? Perché io non posso uccidere Dio in me stesso? Perché continuo a vivere in me, sia pure in modo vergognoso e umiliante, anche se io lo maledico e voglio strapparlo dal mio cuore? Cavaliere Bloch si vuole liberare da questo peso. Ma non liberare perché c'ha l'odio verso Dio, perché è una domanda che lo tormenta. Vuole chiudere i conti con la vita, tanto più che si trova davanti alla morte. E perché, nonostante tutto, egli continua ad essere uno struggente richiamo di cui non riesco a liberarmi? Io vorrei sapere, senza fede, senza ipotesi, voglio la certezza, voglio che Dio mi tenda la mano e scopra il suo volto nascosto. E voglio che mi parli, è la morte. Il suo silenzio non ti parla? Il suo silenzio. Silenzio è un silenzio che crea tragedia. Abbiamo detto la scorsa volta che la tragedia nasce dal doppio. Prima e più ancora che dalla violenza diretta e dal male diretto e frontale. Nasce dal doppio, dall'ambiguità. Dall'ambiguità nasce la tragedia. Una risposta silenziosa è una risposta che crea dubbio. Crea un dubbio. Il suo silenzio non ti parla? Silenzio, ma c'è o non c'è? E chi è che non mi parla? E Bloch, lo chiamo e lo invoco, e se egli non risponde, io penso che non esiste. È la morte. Forse è così, forse non esiste. Che non è male sentirsi dire dalla morte, che è, come dire, la cerniera tra noi e Dio, eventualmente, che forse è così, forse non esiste. Bloch, e allora la vita non è che un vuoto senza fine. Nessuno può vivere sapendo di dover morire un giorno, come cadendo nel nulla senza speranza. È la morte. Molta gente non pensa né alla morte né alla vanità delle cose. È Bloch. Ma verrà il giorno in cui si troveranno all'estremo limite della vita. È la morte. Sì, sull'orlo dell'abisso. È Bloch. Lo so. Ciò che dovrebbero fare. Dovrebbero intagliare nella loro paura un'immagine alla quale dare poi il nome di Dio. Questo è il dialogo tra Bloch e la morte, un dialogo intimamente, potentemente filosofico, perché apre domande, non le chiude, non chiude queste domande e determina l'apertura a ventaglio di tutte le possibili domande che ne generano ulteriori per ricercare, per conficcare gli occhi in questo argomento senza fine, senza risposta. Però non è necessariamente uno tsunami di angoscia, è ciò che potremmo, guardandoci indietro,
E questa inquietudine, questo tormento, questo buio e luce che si combattono, che ha generato la nostra grande arte, per esempio, la nostra grande storia della filosofia, la scienza, il pensiero scientifico, la grande letteratura. E da questi accenti acuti, da queste torri armate l'un contro l'altra, che nasce il grande pensiero, la grandezza del pensiero e la bellezza del pensiero, estetica. Anche qui sotto c'è il link al pezzo La bellezza salverà il mondo di Dostoevskij, a proposito di estetica. E ora vediamo La morte di Dio in Nietzsche. Gaia scienza, Nietzsche. A un certo punto, nell'aforisma 125, abbiamo visto, ricordo, nel grande inquisitore di Dostoevskij, che Dostoevskij rende in modo sublime il confronto tra Dio e l'uomo. All'uomo che tende a farsi Dio lui stesso, il cardinale grande inquisitore, attraverso il potere. Nietzsche, nell'aforisma 125 della Gaia Scienza, che è un libro del 1882, narra di un uomo folle che, accendendo una lanterna nel chiaro del mattino, corre al mercato gridando a squarciagola: «Cerco Dio, cerco Dio!» Ad ascoltarlo divertiti, altri uomini che in Dio non credono. Tra questi, uno chiede al folle se Dio si sia smarrito o per paura si sia nascosto. Silenzio, si è nascosto, è in silenzio, c'è, non c'è. Le domande che creano il dubbio determinano la ricerca, la tragedia della ricerca e anche la bellezza della ricerca. Si può anche dilungare un po', ma lasciamo stare al Dio nascosto fra le nubi di Geremia. Vecchio Testamento. E il folle risponde affermando solennemente la morte di Dio. L'assassinio di Dio per mano dell'uomo. Dio è morto, Dio rimane morto e noi l'abbiamo ucciso. Come possiamo consolarci, noi assassini di tutti gli assassini? Ciò che il mondo possedeva di più santo e possente si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi ci toglierà di dosso questo sangue? Con quale acqua potremo lavarci? Quali cerimonie espiatorie, quali sacre rappresentazioni dovremo inventare? Non è la grandezza di questo gesto troppo grande per noi? Non dobbiamo farci dei noi stessi, come il grande inquisitore, il cardinale. Non dobbiamo farci dei noi stessi, anche solo per apparirne degni? Non è stata mai compiuta una gesta così grande e tutti coloro che nasceranno dopo di noi apparterranno, grazie a questa gesta, a una storia superiore a tutta la storia che c'è stata finora. Pronunciate queste terribili parole, il folle riceve gli sguardi attoniti dei presenti e, raccolta la sua lanterna, la scaglia al suolo, frantumandola. È allora che si accorge che il suo spaventoso annuncio giunge troppo presto per gli uomini. Il tempo, dice Nietzsche, non è ancora venuto. L'immenso avvenimento della morte di Dio è ancora in cammino e va errando. Gli uomini non l'hanno capito. Gli uomini hanno ucciso Dio, ma non ne hanno preso ancora coscienza. Siamo nel 1882. Questo brano, tra l'altro, rivela anche la sofferenza profonda di Nietzsche stesso, che giungendo a questa comprensione della morte del senso, la morte di Dio è come la morte del senso, giunge a constatare, Nietzsche stesso, la realtà della mancanza di senso. E questa è una cosa dolorosa per Nietzsche stesso, ovviamente. Questa è la morte di Dio, la mancanza di senso delle cose. Del quale questa mancanza di senso, del quale lui stesso diviene assassino. E questa è la tragedia del nichilismo. La tragedia del nichilismo che appunto non vede possibilità al di là del nulla. Io faccio qualcosa, ma perché? E perché la devo fare? Non ha speranza nel futuro, non c'è traiettoria, non c'è divenire. La tragedia del nichilismo per il quale si può pensare che ogni cosa che è si cambia in nulla. Qualunque cosa che è nulla. Come tutta la mia vita, cosa vivo a fare, che cosa faccio a fare, che cosa credo a fare, chi sono io? Nulla. La parola dello scudiero Jones.
Quindi ogni cosa è perché c'è e anche non è perché non c'è. Poi il passo di della Gaia Scienza si conclude con il Requiem Aeternam Deo intonato dalle folle nelle chiese, che il folle vede come monumenti funebri. Sembrano dei monumenti funebri queste chiese, sono vuote, non c'è più Dio, non c'è niente, sono dei sepolcri di Dio. Ma è interessante notare una cosa che io penso che sia effettivamente vera e che mi ha creato qualche piccolo problema dirla, a scriverla, è che il primo a dire che la morte di Dio, che Dio è morto, non è stato Nietzsche, come si sa e si pensa, ma è stato il Vangelo. Il Vangelo. Dio, Gesù, risuscita, ma prima di risuscitare è morto. No? Quindi il primo a parlare della morte di Dio è stato il Vangelo. E questa cosa qua, crea un infinito campo di ricerca. Se il Vangelo, se un filosofo, un grande filosofo, dicono che Dio è morto, prima di morire ha vissuto, c'è stato. C'è stato o non c'è stato? L'idea di Dio è morta, l'abbiamo uccisa noi, o abbiamo noi stessi inventato l'idea di Dio e poi l'abbiamo uccisa, come abbiamo ucciso Dio? Queste domande, appunto, determinano un infinito campo di ricerca contro che cosa? Contro ogni pretesa dell'uomo di possedere tutta intera la verità, che non significa relativizzare tutto, significa che si va avanti continuamente, come nella scienza, si va avanti continuamente nella ricerca della verità. E questo avviene sia nel campo filosofico che nel campo religioso, che nel campo scientifico, nella letteratura, nelle arti, abbiamo detto. Io mi ricordo infatti il mio professore di filosofia alla Sapienza, Gennaro, di filosofia teoretica alla Sapienza. Cos'è la filosofia teoretica? Piccola parentesi, è lo studio dell'attività dell'intelletto nel suo svolgersi. Come si pensa? In breve, come si pensa? Come pensiamo le cose? Filosofia teoretica. Diceva il professore Sasso, ogni 10 minuti che dà lezione, diceva: non basta affermare Dio non esiste, né basta affermare Dio esiste. Perché dopo queste due frasette c'è un universo dopo, c'è un universo dopo d'indagine. Le domande che seguono a queste due affermazioni in parte le abbiamo viste prima. Infatti questo ci porta diritti alla natura del credere e del non credere, se considerati seriamente e insieme. Credere e non credere, considerati insieme, fusi e in conflitto, in armonia insieme continuamente, determinano poi il campo che vedremo della laicità. Che cos'è la laicità? La vera laicità, che non scarta né l'una né l'altra prospettiva, ma le tiene insieme come possibilità e va avanti. Vedremo come in una successiva puntata. Anche perché prima di parlare di laicità dobbiamo parlare di clericalismo del quale abbiamo accennato la scorsa volta, del clericalismo che non è solo un fatto religioso di chiese, ma è un fatto che riguarda il nostro modo di pensare generale. Dovremmo parlare di clericalismo e di anticlericalismo, anche dell'anticlericalismo effettivo, che è quello intimamente cristiano. Il cristianesimo e l'anticlericalismo stanno dalla stessa parte. E come abbiamo detto, ne parleremo facendo riferimento a un grande dipinto di Michelangelo, non volevo parlare questa volta, ma è meglio che ne parliamo la prossima volta, che si trova nella Cappella Paolina, che sappiamo è la cappella dove è privata dei papi, un luogo più inaccessibile della città del Vaticano, ma adesso lasciamo stare. Grazie.